Stiamo scherzando, cioè stiamo scherzando, vero? Cioè, ma io penso, tutta onestà, di non avere parole. Non, veramente di non avere parole. Cioè, io ho visto tante foto di posti vandalizzati negli anni. Faccio questa cosa proprio a caldo, senza niente di preparato, niente di scritto, così come mi viene, come mi viene, perché sono veramente incazzato. Sono veramente incazzato perché io veramente non so cosa dire. Cioè, ma come si può fare una cosa del genere? Cioè, poi leggo sotto i commenti di gente che dice: Ma ti sembra normale aggredire così una persona? Cioè, piuttosto denunciala così. Non la denunci perché hai paura di una denuncia a tua volta, perché anche tu fai Urbex. Ma da che mondo a che mondo? Cioè, io veramente, ragazzi, cioè, ma dove siamo arrivati? Cioè, non lo so. Io mi ricordavo che comunque quando una persona vandalizza un posto, lo distrugge così, cioè non è che si fa un cazzo di video. E pretendere anche che chi si pensi che sia un'opera d'arte, arte o comunque qualcosa di bello. Cioè, io non so cosa dire perché veramente non ho mai visto una roba del genere, mai. Poi non so voi, poi non so voi. So di averle viste quasi tutte, ma a quanto pare mi sbagliavo. Cioè, ma entrare lì, distruggere un posto, ma poi in quel modo lì, neanche che dici. Cioè, magari un minimo, ma proprio lontanamente posso anche capire. Tu entri in un posto, sei stressato, la tua vita fa schifo, va tutto male, hai bisogno di sfogarti, prenditi e distruggi le cose. Che poi, vabbè, esistono i posti apposta, cioè tu paghi dei soldi, entri, ti danno un martello, degli occhialini protettivi, dei guanti e distruggi il cazzo che ti pare. Allora lì, ok, lo posso capire, va bene. Posso quasi anche capire, dice, vabbè, sono stressato, ho bisogno di spaccare qualcosa, a qualcuno serve, mi chiamano anche Chris. Cioè, invece questi addirittura entrano e cosa fanno? Distruggono il posto così per fare un video. Cioè, dici, fosse un. Cioè, adesso veramente sto cercando di entrare un attimo nella loro testa. Cioè, non lo so, dici. Entri in un posto già distrutto che non c'è niente, non lo so, una fabbrica che sta cadendo a pezzi. Non lo so, un posto di merda, cioè che. In una villa tra l'altro molto bella. Cioè, veramente come diceva una persona su un gruppo oggi, cioè è sopravvissuta a decine di anni di abbandono, è sopravvissuta a bombardamenti, guerre, mica guerre, a Urbex rincoglioniti che vanno dentro a spaccare le cose, e adesso arrivano questi. Arrivano questi e niente, decidono di spaccare tutto, così, perché devono fare un video. Ragazzi, io veramente non ho veramente parole. Ho fatto questo video perché voglio che tutti vedano questa genialità. Mi si è anche spento il faretto, mi si è scaricato, fantastico. C'ho anche la macchina, scarica, tutto morto qua, vabbè. Per portare a voi cioè, questa cosa, andate sulla pagina di Facebook di Escusi Lasciti, l'ho trovato da lì questo video. E fatemi anche voi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io non ho parole, io non ho parole. Io veramente sono incazzato come una bestia. E spero che passino un quarto d'ora molto simpatico e divertente, quelli che hanno realizzato questo video. Complimenti. The Lost One, molto contento di questo. Bravi, raga, bravi. Continuate così, eh. Bravi, bravi.